Sul piede di guerra lo speech IGL di Sapri Camerota sui temi della sanità e dell'ospedale di Sapri e contro il sistema di cook and chill con cui vengono serviti i pasti agli ammalati. Il sindacato ha raccolto numerose denunce relative alla scarsa qualità del cibo somministrato. Riguarda innanzitutto la scarsa qualità del cibo, non tanto della pulizia, perché ci sono state anche i NAS che hanno fatto il sopralluogo, per la pulizia non c'è niente da dire, ma riguarda la qualità del pasto, perché il pasto viene cotto, come ben si sa, 2 giorni prima, qui viene congelato e poi consegnato agli ospedali, viene riscaldato il cibo con i carrelli elettrici, quindi di conseguenza è un'autentica vergogna ciò che sta succedendo agli ospedali che vengono serviti dalla ditta che fa questo servizio, però l'ASL non prende nessun provvedimento, i dirigenti sono completamente assenti di ciò che succede sui nostri territori, ivi compresi i dirigenti a livello provinciale. Quindi noi contestiamo questo stato di cose e faremo la battaglia. Incominceremo a denunciare chi di competenza per quanto riguarda questa scarsa qualità del cibo che viene somministrato agli ammalati. Noi abbiamo avuto notizie stamattina, per esempio, che aprono l'ospedale a un paese vicino ad Eboli e quindi di conseguenza evidentemente si sono accorti che il cibo, il cook and chill non funziona bene per quanto riguarda gli ammalati, poi si spendono una montagna di soldi. Quindi non paga più pantalone, anche perché il governo incomincia a tagliare i fondi per la sanità nazionale. Da 1 miliardo e 300 milioni siamo arrivati quasi a 1 miliardo e 500 milioni di tagli alla sanità fino adesso, ma credo che saranno molto ma molto di più. Poi il segretario Triani parla dei nuovi problemi relativi al mancato ripristino a Sapri della commissione medica invalidi civili dell'INPS. Il fatto grave è questo che l'INPS tutto pensa meno che il diritto degli ammalati, ed ancora più grave è l'atteggiamento delle regioni campane. Noi abbiamo raccolto le firme, abbiamo dato all'onorevole Piccarone a Vibonati, l'abbiamo data al figlio dell'onorevole De Luca, l'abbiamo consegnata a chi di competenza con la firma del nostro segretario generale della CGIL di Salerno, però il servizio resta ancora muto così. Pare che, da notizie che abbiamo avuto, l'INPS non vuol mettere a disposizione, l'INPS di Sapri non vorrà mettere a disposizione i idonei locali perché pare che non c'è spazio per gli impiegati dell'INPS. Quindi di conseguenza noi abbiamo contattato il sindaco di Sapri, Comune Capofila, che è ben disponibile a mettere a disposizione i idonei locali. A novembre scade il contratto stipulato tra Regione Campania e INPS, quindi di conseguenza si dovrebbe rifare il contratto Regione Campania e INPS per le spese, poi i medici che dovranno venire qui quantomeno 2 volte ogni 15 giorni, 2 volte al mese, anche perché ci sono da 100 a 130 visite ogni 2 mesi, quindi l'INPS dimentica completamente anche di mandare le lettere di invito agli ammalati, cioè sta diventando una cosa gravissima che noi denunceremo. Un altro poco aspetteremo, per il mese prossimo noi avremo una riunione anche a Salerno e vedremo il da farsi.